Vedete che non sono le mani che fanno, ma è il corpo dal centro che parte. Look, very simple. Cioè, questo è importante. Uno ogni milione di persone può farlo veramente corretto questo esercizio. Can do collect. Even someone can do it. I'm very strong. He can do it. Not meaning he's a collect. Cioè, anche se uno riesce a sollevare le braccia, perché è forte, vuol dire. Collect che... meaning I don't use any force. Farlo corretto. When I do, my muscle is soft. Riesco a sollevare le braccia senza sforzo, senza usare la forza. Questo. Se lo usa la forza. Non vuol dire che è corretto. Lo faccio, ma non è corretto il gesto. Secondo i principi del Tai Chi. Perché il Tai Chi. I'm moving you. Without any effort. Cioè io ti muovo senza sforzo, senza forza, senza bisogno di ricorrere alla forza, senza tendere i muscoli, muscoli ma sono morbidi. Non c'è sforzo, questo è il segreto, è una delle prime caratteristiche, assenza di sforzo nel gesto. Chiaro? So look very simple. That's why they put the first movement, Tai Chi. Questo è il primo movimento del Tai Chi. Su e giù, mi risponde al principio. Da! Giù. The difficulty is heavy. La difficoltà. This become very heavy. Quando si va giù è da essere veramente pesanti. This heavy. Ma bene, pesanti nelle mani, ma leggeri nel corpo. And the chi go this way and this way. E il chi va destra sinistra, alto basso contemporaneamente. Vedete? Osservate? Qui adesso quando le mani scendono diventano estremamente pesanti, mentre il corpo diventa leggero. Come sedersi in una sedia. Questo è il primo esercizio del Tai Chi, il primo movimento, può essere usato come un movimento di Qigong per sviluppare l'energia interna. Ogni gesto della forma può essere usato in questa per sviluppare l'energia interna. Se tu riesci a sviluppare 200-300 libre, allora va bene. Però in maniera morbida, non sentirsi in tensione. Sostieni forte. Quando uso la forza l'effetto è questo. Adesso io apro il principio Tai Chi. Very nice. Senti la differenza. Ma very nice idea. Molto tranquillo. Do I use any force? Però è in stampa la forza. Do I use any force? Come acqua di una cascata. Do I use any force? Do I use any force? Vedete che il gesto è completamente senza lo sforzo. I just relax. Giusto rilassamento, ma un rilassamento attivo, no? Sentito la differenza? Yes. C'è da uno, cioè da come giorno alla notte, anche se di più. Come il buio più profondo della luce. Sostieni tutte le mani? Tutte e due? Sulla stessa mano? Guarda. Se usa la forza è possibile. Tu stai tranquillo. Prova a sostenerlo. Come on, 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 come on,
Questo è il primo movimento. Second one. Secondo. Discipolo. Stiamo facendo i movimenti nelle direzioni fondamentali. Inside, quindi fate in modo che il movimento nasca dall'interno. Il corpo interno fa il movimento. Facciamo dei cerchi. Il corpo guida il gesto. Il corpo è il motore del gesto, delle braccia. Ancora se qualcun altro deve fare la segreteria, chi deve fare la segreteria in corpo, che vai. L'interno fa il cerchio, l'interno crea il movimento. L'interno. La difficoltà è proprio è tenere questa armonia interno-esterno. Se tu tocchi il mio braccio, la parte esterna, è come se tu toccassi il mio interno. Sentire? Questo lavoro, vedete? Non lo sai muovere, toccami. Senti che è come cercare di afferrare un cavallo, cercate di sentire bene, di capire la qualità della forza. Nobody can stop you, then you're right. Se nessuno lo può fermare, vuol dire che il movimento è giusto. You cannot move. Don't use the force. When you move, you still relax. Non usate la forza. Quando vi muovete, restate rilassati. Invertiamo il giro dall'altra parte. Se una volta fatto questo giro, fatto lo sinistro giro. Però la sostanza ovviamente non cambia. Spalle giù, e il corpo che fa, il tronco che genera il movimento, le braccia seguono. Testa dritta, giù le spalle, internal move, not external, pure internal, all inside move, not external, outside and nothing, soft, two body, like a two body, inside the body. Poi il corpo interno muove. Next one. Shrinking, expand. Comprimere ed espandere. Adesso destra, sinistra.